La registrazione è partita, vai quando più te la senti, ricorda di guardare qui, possibilmente. Cavolo, non è così facile, cioè mi sento in imbarazzo. A chi lo dici? Cazzo, Ma guarda cazzo, un cosa te po'. lo dicevo a te, merda. Ma guarda un po'. Dai, lo riparla, vai, ma che fai? Ma perché? Ciao a tutti. Faccio le animazioni. Sono stato costretto da un mio amico a fare questo video. Spero di diventare ricco e diventare una social star. No, no, Fra, così non andava bene, devi dire che devi condividere le tue passioni. Voglio condividere le mie passioni. Cavolo, sto sudando. Di? Oh, ma co... Ma Facciamo che partire strano. un'animazione figa. È partita, vero? A parte gli scherzi, ragazzi, a me mi è sempre piaciuto disegnare fin da Cerca di piccolo. non dire, Lorenzo. Vaffanculo, no. Vai, vai. Già, ero partito, vaffanculo. Vabbè, a me Ero potete partito. scrivere. A parte gli scherzi, ragazzi, a me mi è sempre piaciuto disegnare fin da quando ero bambino. Perciò adesso venite con me e vi farò vedere qualche disegno. Questi sono disegni che ovviamente ho accuratamente selezionato perché non volevo fare una figura di merda con tutta YouTube. Questi sono i disegni di quando avevo 3 anni, credo. E vediamo Paperino e i suoi nipotini qui qua, perché io ero fissato con la Disney e quindi ovviamente per mia madre disegnavo queste cose. DuckTales. DuckTales, sì, ero fissato un botto con DuckTales, un botto. E poi c'era anche Goldrake e tutta quella roba lì che mi faceva vedere mio padre. Questo è tipo il mio progetto di quando avevo 7 anni. Praticamente è un fumetto che dovevo pubblicare al Grillo Parlante, che è la mia edicola locale, che però ovviamente non è mai stato pubblicato e nemmeno finito. Questa è la copertina. E dietro appunto c'era tipo il mio Paperinik. Se questo fumetto vi piace veramente, continuerò a pubblicarlo solamente se voi all'edicolario consegnate una busta con scritto sì. Se invece no, non continuerò. Questo fumetto è mensile e si trova solamente al Grillo Parlante, che è appunto la mia edicola. La cosa del Grillo Parlante non la sapevo. Questo è storico, è il mio primo disegno colorato al computer. Tra l'altro era andato da una mia amica perché lei aveva la tavoletta grafica e il disegno è stato fatto a mano e poi dopo l'ho scannerizzato e fatto al computer. Questo disegno celebrativo per mia madre, come fanno tutti i bambini, come fanno tutti i bambini, ovviamente anch'io lo facevo. E questo è Super Pippo, il mio supereroe preferito, perché ovviamente ero fissato con Topolino e tutta quella roba. Questo invece era tipo fumetti a caso, non lo so, disegni a caso, appunto sempre la mia passione disneyana. Questo è Topolino, ovviamente, Paperino. Ultimo, ma non ultimo, poi Paperinik. Con lui c'ero proprio fissato. Infatti qui dentro, che è tipo la raccolta di tutti i disegni che non vi faccio vedere perché sono troppo imbarazzato, ci sono un botto di disegni di Paperinik. Questi di 2 o 3 anni fa. C'è appunto un affare fatto con i Copic. Non lo so, l'ho disegnato a caso. C'è tipo un gatto, una roba del genere. Sarebbe Luffy, forse. No, no, non è lui. Però diciamo che ci ho preso spunto. Sì, ci ho preso sicuramente spunto. Questo appunto sono Rufy. Infatti la mia fissazione per One Piece non finirà mai. Questo era tipo un concept di Luffy con una specie di armatura, una roba del genere. Questo era bello. Come vedete la passione poi si è ampliata attraverso la tavoletta grafica che ho comprato a 800 euro perché questi affari costano come la merda. Ovviamente prima avevo quella senza schermo, ora c'ho la Cintiq che è molto meglio, però non la consiglio a nessuno che sta iniziando. Iniziate con quella normale che costa 100, compratela su eBay o dove la trovate e poi prendete quella lì se vi siete appassionati. Questo video finisce qui? No, Sì, invece no, finisce qui no, questo te lo vuoi video. far finire? Su questo canale cercherò di fare qualche animazione, roba del genere. Ovviamente c'ho anche la scuola, quindi se trovo tempo spero di fare qualcosa di figo. E magari collaborazioni con altri YouTuber che conosco, tipo Lorenzo Bianchini. Stai Lui sì che è un zitto, grande, lui sì che è un grande. no, Seguitelo è in taglia descrizione. tutto. Ragazzi, questo video finisce qui, è stato imbarazzante, traumatico e non ve lo consiglio, non consiglio a nessuno di fare un video su YouTube. Arrivederci, seguitemi.